4 trucchi per alleviare la pelle secca. Tutti, chi più chi meno, fanno il possibile per avere una pelle bella, luminosa ed idratata. Ma otteniamo davvero buoni risultati? Se ancora non siete riusciti a risolvere il problema della pelle secca, probabilmente state commettendo un errore di fondo. La pelle è l'organo più esteso del nostro corpo. Le funzioni che ricopre sono numerose ed essenziali. Protezione dai raggi UV. Regolazione della temperatura interna. La pelle è, inoltre, uno dei primi organi ad indicare quando c'è un problema nel nostro corpo. Per tutti questi motivi, mantenere la pelle sana ed idratata non è un semplice gesto di bellezza, è, soprattutto, cura della salute. Seguite questi consigli se avete problemi di pelle secca. Bevete acqua a sufficienza. Assumere acqua in quantità sufficiente è la prima regola da seguire se volete una pelle luminosa e sana. Molte persone sono convinte che riempire il viso di creme costose sia il modo migliore per mantenere la pelle in ottima forma. Tuttavia, le creme e gli altri prodotti per la pelle idratano solo in modo superficiale il derma. Bere 2 litri di acqua al giorno, invece, aiuta davvero a combattere la pelle secca. Provate ad aumentare il consumo di acqua, noterete presto un cambiamento nel tono e nella grana della pelle. Ricordate, le creme, per quanto siano buone, idratano solo il primo strato della pelle. L'acqua, come abbiamo detto, idrata dall'interno tutti gli strati che la compongono. Per un effetto maggiore contro la secchezza, combinate i due metodi, 2 litri di acqua e una crema di qualità. No alle docce troppo frequenti. Molti di noi pensano di combattere la pelle secca con la doccia e i saponi idratanti. Si tratta di un mito, diffuso dalle aziende che producono cosmetici e saponi. La doccia peggiora la situazione di chi soffre di pelle secca. Questo perché mentre ci laviamo, applichiamo sulla pelle una grande quantità di sostanze chimiche. Queste eliminano certamente i residui che si accumulano sulla pelle durante il giorno, ma anche lo strato che la protegge. Questo rivestimento naturale viene alterato anche dalle docce molto calde. In questo caso, la pelle diventerà ancora più secca. Per evitare che un momento così piacevole come la doccia provochi successivamente fastidio, ricordate. Non fate più di una doccia al giorno, a meno che non pratichiate sport a livello professionale. Evitate di passare troppo tempo sotto l'acqua. Assicuratevi che l'acqua sia tiepida. Insistete con il sapone solo sui piedi o sotto le ascelle. Utilizzate saponi delicati sulle parti intime. Al termine, applicate un olio idratante per chiudere i pori e nutrire la pelle. Depilatevi nel modo giusto per combattere la pelle secca. La depilazione per il rasoio potrebbe intensificare la secchezza della pelle. Mentre rimuovete i peli superflui, eliminate anche gli oli naturali del derma. Per evitare che capiti, cercate di depilarvi subito dopo la doccia. In questa fase i peli sono più flessibili e morbidi e la rasatura risulta più facile. Anche così, è importante usare il gel o la crema per la rasatura. Passate il rasoio in direzione del pelo per evitare di traumatizzare la pelle. Assicuratevi che il rasoio abbia un buon filo, per evitare irritazioni aggiuntive. Al termine, applicate una crema idratante per pelli secche. Se per caso vi trovate senza crema o gel per la rasatura, ma avete deciso di uscire proprio con quella bella gonnellina, potete sostituirli con l'olio di cocco, dalle proprietà idratanti. In questo caso non dovrete idratare la pelle dopo la rasatura, l'olio svolge già questa funzione. I raggi solari sono una delle principali cause di pelle secca, rughe e ruvidità. Potete prevenire i danni dei raggi UV applicando per tutto l'anno una crema con filtro solare ad ampio spettro, SPF 30. Se pensate che nelle stagioni fredde la protezione non sia necessaria, vi sbagliate.
Al limite potete abbassare il filtro solare da SPF 30 a SPF 15. I bruschi sbalzi di temperatura possono ugualmente alterare in modo considerevole la pelle. Quando comincia a fare molto caldo, ricordatevi di vestirvi a strati per evitare il surriscaldamento e la sudorazione eccessiva. Per trattare le labbra secche e screpolate durante l'inverno, usate un balsamo specifico con protezione solare 15. In estate indossate magliette leggere quando siete sotto il sole, una camicetta con maniche lunghe e un capello a falda larga per evitare che il sole danneggi la pelle del viso, del collo e delle orecchie, oltre che gli occhi. Ricordate che l'epidermide protegge il corpo, ma questo non significa che sia indistruttibile. Dobbiamo prendercene cura e fare il possibile per mantenerla idratata.